risorse importanti, comprese quelle dello Stato e dell'Unione Europea, circa 250 milioni per il buono scuola, cioè per un contributo straordinario che la Regione dà alle famiglie e agli studenti meritevoli. Quindi continuazione di un'iniziativa meritevole della Regione Lombardia, ma anche con inserimenti di novità e di cambiamento. La più significativa è quella del criterio ISEE, 38.000 euro, che ci consente di uniformare questo tipo di contributo con quello che la Regione dà in altri campi, in altri settori, e di evitare, quello che ha detto giustamente l'assessore Aprea, il rischio di dare contributi sbagliati a chi già riceve contributi per altri motivi e che quindi non deve ricevere contributi aggiuntivi, e di penalizzare chi invece, essendo due metodi di valutazione diversi, non beneficia né dell'uno né dell'altro. Quindi anche qui il metodo ISEE ci consente di avere un quadro complessivo dell'erogazione di contributi nei vari settori che la Regione dà, compreso quello della scuola. E poi l'accelerazione, l'investimento su quella che è, lo ripeto e ne sono convinto, la vocazione della Regione Lombardia, che è ricerca e innovazione in tutti i settori. Ricerca di base, ma ricerca applicata, cioè collegamento tra mondo della ricerca, gli istituti, le università e mondo produttivo. Questa grande alleanza è l'unica che può portare sviluppo economico e benessere, e la Regione ha deciso di investire in questa direzione, e vuol dire anche investimento coerente nei luoghi dove si formano i formatori, cioè il mondo della scuola. Per questo nella categoria merito che abbiamo voluto mantenere c'è la valorizzazione in percorsi innovativi e performance eccellenti. Il merito deve essere merito con la M maiuscola, non è un modo per distribuire contributi, ma è per premiare le eccellenze, e le eccellenze in tanti settori ci possono essere. Noi vogliamo privilegiare quelle che vanno nel senso dell'innovazione, dell'investimento anche culturale nell'innovazione. È un percorso coerente che abbiamo già verificato ha suscitato l'interesse del mondo delle imprese, il caso Whirlpool lo dimostra, e del mondo accademico, delle università. Assessore, dote scuola, quante risorse saranno stanziate? Allora, complessivamente stiamo parlando di più di 150 milioni di euro, ma sicuramente abbiamo 30 milioni per il pluralismo educativo, 70 milioni per la formazione professionale e molti finanziamenti per il diritto allo studio, quindi 10 milioni, ma anche per generazione web e per la dote merito di 1 milione. Ci sono molte novità nelle voci di bilancio della dote scuola, che sono una tradizione per Regione Lombardia, quindi sicuramente la valorizzazione del pluralismo educativo attraverso la dote scuola, sicuramente il contributo ai libri di testo e alle dotazioni tecnologiche per le scuole del statali, studenti dell'obbligo, ma anche molta istruzione e formazione professionale con criteri di premialità per chi si impegnerà a garantire un'offerta di qualità e richiesta dal mondo del lavoro. Finanziamenti per generazione web, quindi didattica digitale, a favore della disabilità, a favore del raccordo scuola-lavoro.